Innanzitutto mi scuso se non mi faccio vedere in video, ma sono rimasto abbastanza indeciso più o meno fino all'ultimo prima di decidermi a realizzare il video dedicato al topolino numero 3517. I motivi sono molti e uno di questi verrà chiarito proprio nel corso del video. Il topolino che ho in mano, ad ogni buon conto, proprio come il precedente topolino su cui uscì la precedente storia di Once Upon a Mouse in the Future, è un flipbook. Ricordo brevemente che questa serie di storie, Once Upon a Mouse in the Future, è una reinterpretazione futuristica di una serie di cortometraggi disneyani realizzati in occasione di Disney 100, visto che quest'anno la Walt Disney compirà ben 100 anni di storia cinematografica e anche fumettistica. La copertina del retro è realizzata da Giada Pedissinotto, che ha anche realizzato i disegni della storia, una imprevedibile vacanza spaziale scritta da Alberto Savini su soggetto di Francesco Artibani, e una reinterpretazione di Mr. Mouse Takes a Trip, cortometraggio del 1940 di Mike Geronimi, che in Italia è arrivato piuttosto tardi, nel 1985, come Pluto clandestino. Il cortometraggio originale vede infatti Topolino e Pluto salire su un treno in partenza da Burbank per le vacanze. Il controllore, però, in questo caso Gamba di Legno, li scaccia via perché i cani non possono viaggiare sul treno. A quel punto inizia un vero e proprio inseguimento a bordo del treno tra Topolino e Pluto e Gamba di Legno, finché i due non vengono scacciati dal treno dal controllore Gamba di Legno proprio, guarda un po' il caso, una volta giunti alla loro destinazione. Con il racconto di imprevedibile vacanza spaziale abbiamo una inversione dei ruoli tra Pluto e Gamba di Legno, perché Pluto, dotato di opportuno traduttore universale, ad essere il controllore del treno spaziale, mentre Gamba di Legno il clandestino che sale a bordo per sfuggire dopo l'ennesima rapina compiuta nella stazione dei treni spaziali. La destinazione del viaggio, ad ogni buon conto, è Giove, motivo per cui ero indeciso se presentare il video oppure no, visto che esattamente una settimana prima dell'uscita di questo avevo già fatto uscire un video dedicato a Giove, con protagonista la storia del razzo interplanetario, storia con la quale in realtà non ho ancora concluso, è probabile che ci sarà nelle prossime settimane un nuovo video dedicato a questa mitica storia. Ad ogni buon conto andiamo a vedere quegli spunti scientifici interessanti che, senza andare a richiamare nuovamente Giove, possiamo raccontare relativamente a questa storia. La cosa bella di questi riferimenti scientifici è che sono molto ben integrati all'interno della storia, non si prendono più spazio di un paio di battute qua e là, come per esempio queste vignette in cui viene in maniera molto semplice ed elegante citato il fatto che è necessario accelerare fino a certi livelli qualunque razzo spaziale che cerca di superare l'attrazione gravitazionale della Terra e quindi di raggiungere la velocità di fuga per arrivare in orbita e quindi andare oltre nello spazio profondo. Molto sottile poi il riferimento al simulatore gravitazionale che sostituisce quella che normalmente viene detta la gravità artificiale. È una sottigliezza molto gradita in realtà, perché in fondo non c'è come risultato finale grossa differenza tra una gravità generata da un pianeta e una generata artificialmente. Un'altra cosa interessante è il modo in cui avviene il viaggio, cioè tramite un wormhole. I wormhole, come in realtà avevo detto anche in un video precedente dedicato a Super Pippo, sono anche detti ponti di Einstein-Rosen, e proprio come il nome tecnico ci suggerisce, sono dei veri e propri ponti tra due punti lontanissimi dello spazio-tempo, che permettono quindi di ridurre la distanza tra questi punti senza dover viaggiare necessariamente a velocità vicine, se non addirittura superiori a quelle della luce, cosa che, come sappiamo, non è consentita all'interno del nostro universo.
Un'altra cosa interessante della storia è questo continuo riferirsi al Museo degli Sbucciapatati Alieni come punto da visitare una volta giunti nei pressi di Giove. La cosa interessante è che Savini qui non dice che su Giove non si può atterrare, essendo un pianeta gassoso, almeno non lo dice esplicitamente, quindi possiamo solo immaginare che questo museo, così come tutti gli altri punti di interesse turistico su Giove, in realtà si trovano su una delle sue numerose lune, magari una delle lune galileiane, quelle che, come vi ricordo, Joyce è in viaggio per andare a studiare. Arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!